Parliamo di musica, precisamente di hip hop, nonché di black music, e lo facciamo in compagnia del gruppo Bari Hip Hop Metro. Una parte di loro sono in compagnia di Ceso. Salve a tutti i telespettatori di Telebari. Grazie, e con Shogun. Buongiorno, pace a tutti. Bene, allora innanzitutto vogliamo parlare proprio di questo progetto, come è nato, chi sono i protagonisti e come mai Bari, visto che sembra un progetto di respiro nazionale. Guarda, soprattutto perché abbiamo voluto mettere Bari sulla cartina italiana per quello che riguarda l'hip hop. E soprattutto perché Bari, perché siamo legati tutti da questa città, soprattutto viviamo qui, se non Bari e provincia, comunque non ci estendiamo oltre a livello proprio di personaggio, delle persone che collaborano. Bari perché mancava una serata internazionale come la nostra, non che le altre non lo siano, ma comunque un sound differente mancava, soprattutto Bari Pop Metro, per coinvolgere la cittadinanza, la provincia, per coinvolgere tutti. Metro è stato messo proprio per questo. I protagonisti, qui abbiamo uno dei, quanti siete in tutto? In console siamo 5 persone all'incirca, poi lo staff solitamente ovviamente negli anni è andato a formarsi e quindi a stringere un attimo il cerchio allo zoccolo duro. Io sono il vocalist ufficiale della serata, nonché presentatore degli artisti anche internazionali, porto voce anche di Bari Pop Metro in giro negli altri locali solitamente. Poi ci sono Big Fab, Don Danny, in console sempre con noi, c'è Mr. Panzini, c'è tutta gente dalla provincia che si è riunita sotto di noi. Bene, ora io... quello che vi vorrei chiedere è come si svolge il vostro progetto nello scenario locale. Ricordiamo che Bari è sempre stata un po' penalizzata dal punto di vista delle location, quindi voglio capire, voi avete trovato un sistema, una soluzione per realizzare appunto questi live? Beh, in primis la soluzione che ci ha portato ad andare avanti, ad avere una visione un po' più lunga, quindi arrivare fino alla 3.0 come edizione, e il discorso di avere l'appoggio di un grande supporter che è la location del New Demo Day, nella veste di Dario, lo ringraziamo perché comunque ci ha dato la possibilità di sviluppare un progetto concreto. Dopodiché il tutto, parliamo chiaramente, è iniziato per mettere insieme delle idee, delle forze, eravamo tante schegge impazzite, avevamo molta energia, però abbiamo fatto in modo che questa energia andasse tutti in un'unica direzione, abbiamo convogliato le nostre forze grazie appunto alla location fissa che ci ha permesso di dare un'immagine diversa, perché qui nei locali di Bari poca gente ha voluto investire nelle serate della black music, poca gente ha sempre creduto che ci fosse una realtà viva sotto, quindi lui ci ha dato questa possibilità, abbiamo riunito il tutto e questa è la dimostrazione. Iniziamo proprio con uno dei prossimi eventi, quale sarà? Allora, l'inaugurazione è il 28 ottobre di quest'anno, è della 3.0. E l'11 novembre abbiamo Gepechegno con Fedez e Arsh. Gepechegno è un artista diciamo che adesso sta facendo un percorso solista, è rapper dei Club Dogo. Poi abbiamo Noiz Narcos, abbiamo Vacca, Tori e Rocce, e avremo anche Tony Touch, e stiamo anche comunque contattando altri artisti per comunque finire la stagione, perché questa è solo la prima parte. Cosa consiste però la 3.0? Vogliamo spiegarlo meglio ai nostri amici? Allora, la prima stagione è stata l'inaugurazione, quindi il farci conoscere. La seconda è stata, diciamo, il combattere con tutto quello che è nato dopo, quindi la seconda l'abbiamo chiamata 2.0 e la terza sarà 3.0, è come una versione di un programma che esce, no? Quindi la prima non l'abbiamo chiamata 1.0, ma poi abbiamo detto la seconda come la però chiamata. Quali sono le novità di quest'ultimo formato? Certo, la novità è che saremo presenti ogni settimana, faremo anche un sabato al mese che si chiamerà Saturday Special Edition. Per chi il venerdì non può venirci a trovare, ci viene a trovare una volta al mese il sabato. La novità è che... Dove? Al Demo Day, sempre al New Demo Day, la nostra casa. Quindi quella ormai è la vostra casa. Sì, la nostra casa, quella è proprio come ha detto Daniele, lui ama definirsi Shogun, io lo chiamo Daniele perché per me è un amico prima di essere un artista. È stato il Demo Day che ci ha dato questo, diciamo, questa, io la chiamo continuità, questa possibilità di poter continuare a coinvolgere la gente, continuare a poter organizzare. Bene, uno slogan sicuramente ce l'avete. We live in the South. Vediamolo. Noi amiamo la nostra terra, cioè noi siamo maniaci della nostra terra, cioè saremmo in grado di tifare anche una squadra di ping pong se Bari ce l'avesse.
Cioè, noi amiamo i nostri colori, amiamo la nostra terra, di conseguenza la nostra gente, le nostre tradizioni. A noi piace creare un ambiente che sia bello, pulito, dove la gente ama. L'amore non inteso solo tra uomo e donna, amore in genere, che venga lì e ci siano vibrazioni positive. We live in the South, è grazie a questo che continuiamo a farlo e punteremo ogni anno finché il Sud continuerà a supportarci. Allora, io vi voglio ricordare che loro hanno un sito internet molto accattivante, appunto Bari Hip Hop Metro, che è su www.bhhm.it, 4 lettere. E così, dando un'occhiata al vostro sito internet, mi sono resa conto che manca un po' l'aspetto femminile. Beh, una scelta o un caso? In realtà è stata una selezione quasi, quasi naturale, cioè nel senso, nel mondo hip hop le ragazze sono sempre poco presenti proprio come rappresentanti vere e proprie. In realtà c'è della gente che lavora, noi abbiamo una nostra grande amica che è DJ, ma in realtà si occuperà del programma in radio, che è comunque un discorso che già va dall'anno scorso, quindi è stata un'evoluzione. Quest'anno lei si è di nuovo affermata come presentatrice e conduttrice di questo programma in radio, una persona che ne sa veramente tanto di musica. C'è la nostra fotografa ufficiale, la Simona Bonasia. Abbiamo, comunque c'è qualcosa che si muove da sotto. Poi ci sono le Bari Pop Ladies, cioè ci sono. Ho visto anche un bel movimento dal punto di vista proprio del marketing, quindi il logo o comunque sia, avete intenzione di realizzare cappelli, magliette e quant'altro? Devo dire che tu sei molto attenta, questo mi fa piacere. Questo perché almeno c'è un riconoscimento dei nostri studi, insomma. Allora, lanceremo nel gennaio 2012 la nostra linea, diciamo, di t-shirt. Ci saranno 4 t-shirt di Bari Pop Metro e ogni artista che, diciamo, che noi proponiamo a livello di DJ o di rapper avrà il proprio logo con la propria maglia. Oltretutto, per quello che hai detto prima, c'è la ragazza a cui si riferisce Daniele, si chiama Cecca. Farà un programma proprio qui a Radio Bari. E sarà un'ora a settimana e lei lo condurrà e verrà prodotto da Com. Quindi, diciamo, la presenza femminile non c'è perché il sito è ancora in aggiornamento, lo stiamo riaggiornando proprio questi giorni. Dalla settimana prossima ci sarà qualche novità, a fine mese ancora delle altre, ogni anno lo refresciamo, come si suol dire, per comunque non essere statici, insomma. Benissimo, e chi lo doveva dire che in qualche modo ci doveva essere anche una sorta di collaborazione con questo gruppo? Io ringrazio Cezo e Shogun per essere stati qui come rappresentanza minore di un gruppo molto più ampio, quelli appunto di Bari Hip Hop Metro. Vi consiglio di seguire questi ragazzi, in bocca al lupo per il vostro progetto, ma vi lasciamo con un piccolo video tratto da... È l'album definitivo mio e di mio fratello Comma, il pezzo si chiama Quando Vuoi. Ascoltate. Come on! Questo è Bari, baby! Super Bari, baby! Ancora insieme, ancora in piedi! Conosci il nostro stile? Sai quello che facciamo, uomo? Sempre la stessa merda! Definitivo, DJ Danko! Come on! Scrivilo! Definitivo! Leggilo! Definitivo! Guarda come mangi se non taci! Definitivo! Questo è il nostro scopo! Non c'è altro dopo! Definitivo è il nostro ruolo! Tutto il resto sembra troppo poco! Scrivilo! Definitivo! Leggilo! Definitivo! Guarda come mangi se non taci! Definitivo! Questo è il nostro scopo! Non c'è altro dopo! Definitivo è il nostro ruolo! Tutto il resto sembra troppo poco! Definisco ciò che siamo! Definitivo! Destabilizzo il tuo sistema! Quando scrivo! In questa società morti e fuggi! Noi andiamo letti sdotto, retro come Fuggi. Metto contro questi tempi che vuoi farci per sfamarci. Abbiamo denti come falci, troppo stile da copiarci. Io non voglio il top, voglio topless. Io non voglio stra, solo stress. Io non voglio pass, voglio nas. Salgo sulla cassa e spingo di brutto. Definitivo nei live, senza alcun trucco. Abbiamo qualcosa che non si spiega, lo si ascolta, non si compra, non fa parte del sistema. Definitivo cambia idea, ma resta coerente, va controcorrente, ma piace alla gente. Non suona il capo eppure pezzente, è solo universale col messaggio che si sente. Scrivilo, definitivo, leggilo, definitivo, guarda come mangi se non taci, definitivo, questo è il nostro scopo, non c'è altro dopo, definitivo è il nostro ruolo, tutto il resto sembra troppo poco, scrivilo, definitivo, leggilo, definitivo, guarda come mangi se non taci, definitivo, questo è il nostro scopo.
definitivo il nostro ruolo. Tutto il resto sembra troppo e poco. Ed è dal giorno primo che parlo come vivo, che suono primitivo, sempre lo stesso tiro. E su ogni palco non mi fermo senza respiro, pure senza voce spingo da retro a infinitivo. E tutto quello che ho vissuto non mi ha mai potuto. In questo mondo spingo rap in senso compiuto. E non mi piace, non discuto, non sparo, non sputo. Io racconto e faccio fatti e dopo passo e chiudo. E se col primo disco ho avuto la vostra attenzione, con questo spezzo i colli per i muscoli in tensione. Con ma in coppia identica missione, invadere l'Italia partendo dal meridione. E quella spinta in più che mi dà la forza, e su ogni traccia spremo il cuore fino all'ultima goccia. Perché col sangue prenderebbe vita anche una roccia. E questo pezzo porto in vita una passione morta. Scrivilo, definitivo, leggilo, definitivo. Parla come mangi se non taci, definitivo. Questo è il nostro scopo, non c'è altro dopo.